Allora, buon pomeriggio. L'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme la soluzione del laboratorio della settimana scorsa. Domani vi pubblicherò poi una nuova lezione asincrona su aspetti un po' più avanzati dell'uso di ggplot, in particolare possibilità di personalizzare le scale, l'uso di più serie, di più fonti di dati, quindi alcuni aspetti che abbiamo toccato tangenzialmente finora, ma che sono importanti se vogliamo andare a costruire dei grafici un po' più sofisticati. Partiamo dal laboratorio della settimana scorsa. Quindi i dati sono quelli presenti nelle serie storiche. Abbiamo i dati, lettura dei dati. Allora, abbiamo due possibilità. Vi apro il file che è qui. Allora, è evidente che le prime righe sono sostanzialmente inutili. Okay? Tra l'altro, se andiamo a vedere, non c'è una riga unica che sia in grado di contenere le etichette delle colonne. Soprattutto ci sono alcune colonne che sono duplicate, tipo la A e la B sono uguali alla G e la H, che poi sono uguali a loro volta a LM. I nomi che vediamo qui, quindi nella riga 7, sono uguali a questi, quindi sostanzialmente i nomi non funzionano. E dobbiamo saltare un po' di dati. Per il resto, tutte le righe fino a quella 214, che è il febbraio di quest'anno, sono sostanzialmente righe che contengono dei dati. Un altro aspetto da rilevare è che nella prima colonna dove c'è l'anno, l'anno è riportato soltanto nella prima riga dove c'è gennaio, mentre invece in quelle sottostanti non c'è nulla. Okay? È un qualcosa che si vede spesso nei file Excel, che ha senso all'interno di un file Excel, perché se io devo leggere l'anno lo leggo molto meglio così piuttosto che leggere 2020 davanti a tutti gli anni, e a quel punto mi risulta poi difficile andare a capire dove finisce un anno e dove inizia l'altro. Okay? Per cui per un file Excel ha perfettamente senso, se dobbiamo analizzarlo un po' meno, perché queste sono celle vuote e che risultano degli NA. Quindi, come faccio a leggere i dati? No, scusate, non è questo, ma è questo. Una possibilità è specificare il file, specificare il foglio e andare a indicare esattamente un range di dati. Okay? Quindi dalla cella 8 alla cella P214, ovvero se andiamo a vedere qui, A8 è questa, e questa è fusa con le altre, ma A8 è qui. P è l'ultima colonna, e se andiamo in fondo, quest'ultima cella è la 214. Okay? Quindi in questo modo andiamo a prendere un rettangolo del nostro foglio e lo leggiamo. Un'altra possibilità è quella di andare a scartare una serie di righe, le prime 7. Okay? Queste due scritture che vedete qui sono sostanzialmente equivalenti. Okay? E poi ci sono le colonne. Okay? Se io leggo questo, scusate, non ho forse.
Mezzo ridxl, ok, a questo punto. Vedete che ho un messaggio di errore che mi dice che sono stati messi dei nomi di colonna nuovi. Ok, per cui o leggo così e poi qui sotto vedete che le colonne sono costruite in questo modo, vado a mettere i nomi delle colonne così. Quindi una volta che ho letto il data frame vado a rinominare i nomi delle colonne, oppure in alternativa quello che posso fare è andare a leggere, saltando anche la riga dei titoli, perché tanto li andiamo a saltare, e poi andare a indicare col names uguale colonne. E a questo punto, se io faccio così, colonne, ok, non l'ho eseguito, quindi non c'è. Se faccio istat, vede, a questo punto i dati sono quelli giusti. Quindi tutti, mese, attività, occupazione, disoccupazione giovani, M, F. E quindi abbiamo sostanzialmente le nostre colonne lette. Questo secondo approccio, attenzione, salto anche la colonna di intestazione, perché a questo punto do io le intestazioni e specifico direttamente i nomi delle colonne. Ok? Quindi salto riga di intestazione, che comunque non mi dà molte informazioni, e fornisco nomi delle colonne. Quindi leggo e poi vado a sovrascrivere i nomi con questo col names freccia colonne, oppure leggo direttamente andando a specificare i nomi delle colonne. Probabilmente questa seconda opzione è un po' meglio. È ovvio che la prima volta che lo fate non sapete i nomi delle colonne, o comunque dovete andare a verificare. Quindi lo fate un po' per approssimazioni successive. Ci sono colonne vuote o ripetute? Beh, abbiamo questo, le prime due colonne sono uguali a queste, che sono uguali a queste qui, ancora. Okay? Per cui la colonna 1 e 2 sono uguali alla colonna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, che poi sono ancora uguali alle colonne 12 e 13 che vengono dopo. Quello che posso fare è scrivere select, lo vedete qua, meno 7, meno 8 e meno 12, meno 13. Quindi abbiamo visto che la select può essere sia positiva che negativa. In questo caso una select in cui vado a escludere alcune colonne, quelle con ordine meno 7, meno 8, meno 12, meno 13. Tenete presente che avrei potuto scrivere tranquillamente con lo stesso significato meno m anno, che è la colonna 7, meno m mese, meno f anno e meno f mese. Lo faccio soltanto così, così vediamo il risultato. Allora, non ho la select.
rieseguo un attimo tutto perché probabilmente c'è qualcosa che non quadra. Ok, a questo punto. Vede che ho tolto le altre, quelle colonne che non c'entravano più. Vedete qui, meando non c'è più. E neanche le altre. Anche qui su rename ho usato le posizioni, ma avrei potuto tranquillamente utilizzare anche il nome. Quindi avrei potuto fare un rename anno uguale tutti anno e mese uguale a tutti. Vedete le prime due colonne rinominate. Quindi per posizione oppure per nome. Ovviamente o uno o l'altro. Quindi siamo qui. Così e così trasformato. Ok. Vedete qui molto bene il problema degli NA sulla prima colonna. Quello che posso fare è utilizzare il metodo fill che sostanzialmente riempie tutti gli NA prendendo l'ultimo valore precedente, che è un metodo che serve esattamente in questo caso. Okay? Come vi dicevo, è comune trovare in Excel un valore e tutte le celle sotto vuote invece di andare a replicare il valore perché è più leggibile. Ovviamente nella nostra analisi dei dati questo non va bene. E quindi quello che facciamo è di andare a riempire istat in questo modo, il nostro dataset istat in questo modo, andando a riempire 2004 e poi ovviamente dove inizia 2005 le colonne sotto vengono riempite con 2005. Altro aspetto. Qui abbiamo un misto di colonne e variabili non ben definite, per cui ad esempio i dati del tasso di attività o del tasso di disoccupazione sono insomma moltiplicati, nel senso che abbiamo il tasso maschile, cioè il tasso generale maschile poi femminile per tutti questi dati. Quando abbiamo il tasso anche quando riguarda tutti, quello generale, abbiamo anche il tasso di disoccupazione dei giovani. Per cui la stessa variabile, per esempio la disoccupazione, non si trova in un'unica colonna, ma è spezzata su più colonne. Okay? E quindi cosa faccio? L'idea è di andare a raggrupparli tutti. Qui non è soltanto una variabile, sono tante variabili. Quindi ho il gruppo, che viene qua, underscore la variabile che voglio andare a osservare. Attenzione, i nomi che io ho dato, che sono quelli che trovate quassù in questo chunk delle colonne, li ho dati pensando poi a fare un'operazione di questo tipo. Per cui ho messo questo underscore come separatore tra il gruppo e la variabile.
Quindi se i nomi non sono definiti oppure sono definiti in maniera diversa, è opportuno andare a formattarli in questo modo, in modo che siano regolari. Quindi quello che devo fare è andare a spacchettare queste colonne, metterle per bene e raggrupparle assieme. Non posso fare un'operazione unica, quindi andando a raggruppare assieme tutte le attività, tutte le occupazioni e tutte le disoccupazioni, perché sostanzialmente non c'è una funzione che prende soltanto un pezzo, ok? Per cui devo allungare tutto il mio dataset e poi allargarlo andando a suddividere le variabili. Quindi come lo faccio? Lo vediamo qua. Faccio un pivot longer dalla colonna 3 alla colonna 12. Vi scrivo qua un attimo names di Istat, così vediamo i nomi. A me interessano tutte le colonne da tutte attività fino a F disoccupazione. Posso mettere 3,12. Un altro modo di farlo ve lo scrivo qua sopra in alternativa e usare il range sulle stringhe. In questo caso faccio in una direzione unica così possiamo replicarlo più volte. Invece di mettere dal 3 al 12 a me interessa da tutti attività a F disoccupazione. E quindi posso dare il nome, automaticamente mi vengono considerate tutte le colonne da uno all'altro, dalla prima colonna fino all'ultima menzionata. Specifico questo namesep, che quindi prende i nomi delle colonne e li separa utilizzando l'underscore. A questo punto i due nomi andranno messi in due colonne distinte. Quindi una per il primo pezzo, quindi il gruppo, che può essere F, tutti o M, che in questo caso diventa la colonna sesso, e il secondo è la specifico indicatore variabile che andiamo a misurare, che io ho chiamato indicatore. Ovviamente, data una colonna, tutti i valori della colonna verranno presi, andrò a mettere nella colonna sesso tutti, nella colonna indicatore attività, e andrò ad aggiungere la colonna valore in cui andrò a mettere tutti i valori che si trovano in quella colonna. E poi replico sotto tutte le altre colonne del mio data frame e andrò a mettere la seconda colonna in quell'intervallo che è di tutti o occupazione e via di questo passo. Quindi se io faccio così, mi fermo qui al pivot longer, quello che ottengo è, lo vedete qui, ho l'anno, il mese, e poi ho tutti, quattro volte, perché ho quattro indicatori, attività, occupazione, disoccupazione, disoccupazione giovani. Poi ho 3M, in cui ho attività, occupazione, disoccupazione, 3F, attività, occupazione, disoccupazione. Per cui ho i valori che mi trovavo prima. Ovviamente io ho dentro la colonna, scusate, dentro la colonna valore non ho un'unica variabile, ma ne ho tante. Ho attività, occupazione, disoccupazione giovani.
Ok, quindi in pratica ho in quella colonna quattro variabili. Quindi il modo corretto, di nuovo utilizzando l'approccio tidy, è quello di andare a creare quattro colonne, una per ciascuno di questi valori, queste, scusate, variabili. E questo lo faccio andando a concatenare questo primo pivot long con questo pivot while successivo, che prende i nomi da indicatore, quindi i nomi delle colonne sono i possibili valori che vediamo qua, e i valori vanno messi dentro, scusate, i valori vanno presi dal colonna valore. Quindi andando a fare questo, ottengo sostanzialmente la colonna attività, la colonna occupazione, la colonna disoccupazione e la colonna disoccupazione giovani, che ovviamente è presente soltanto per i valori generali, quindi per entrambi i generi. Quindi, a parte questa variante di usare l'intervallo numerico oppure usare un intervallo con i nomi, il passaggio è allungo e poi risuddivido usando gli indicatori diversi. Ovviamente i raggruppamenti restano in una colonna perché un raggruppamento non indica, è di per sé una variabile che mi identifica il gruppo che voglio andare a misurare. A questo punto ci sono alcune colonne che vediamo, ad esempio l'anno è un numerico, potrebbe essere un integer, il mese è un character, il sesso è un character, questi due potrebbero essere ovviamente dei fattori. Ok? La grossa differenza tra usare un carattere e usare un fattore è che comunque il fattore è più facile da gestire. Ha dei livelli, i livelli possono essere ordinati. Su una colonna character l'unico ordinamento possibile è l'ordinamento alfabetico. Okay? Dove ovviamente la F di febbraio viene prima della G di gennaio. Ok? Per convertire in fattore posso andare a utilizzare queste due funzioni, o factor, che sostanzialmente prende una colonna, oppure sfactor, che prende una colonna di stringhe e la converte, oppure posso utilizzare questo sfactor che si comporta in maniera leggermente diversa. Sostanzialmente va a prendere i livelli. Non in ordine alfabetico come fa factor oppure sfactor, ma li va a prendere in ordine di comparizione. Okay? Quindi, quando uso sfactor oppure factor, i livelli sono, se andiamo a prendere sul mese, vado a prendere i valori unici di Istat dollaro mese e poi li ordino. Quindi ho agosto come primo livello e settembre come ultimo. Ok? Allora, qui ve l'ho fatto con chiamate annidate, ma ve lo posso scrivere anche così. Unique e poi sort. Ok? Ovviamente questo non va bene perché a noi interessa andare a rappresentare i mesi in ordine, quindi da gennaio a dicembre. L'altra possibilità è non fare il sort e questo ce l'ho con as underscore factor.
in cui sostanzialmente non ho l'ultimo passaggio del sort, ma ho semplicemente i valori unici nell'ordine in cui compaiono. Per cui ho, essendo ordinato il nostro dataset, gennaio, febbraio, eccetera, eccetera. Se non ho la fortuna di trovare i dati ordinati all'interno del mio dataset, per cui posso utilizzare S-Factor, devo io andare a fornire l'elenco dei valori ordinati correttamente. Per cui, se faccio mese uguale a S-Factor di mese, i livelli saranno questi, ordinati in questo modo. Se faccio sesso uguale a S-Factor di sesso, il risultato sarà l'ordinamento alfabetico, ovvero F, M e T. Ok? A questo punto, se io faccio questa operazione e poi lo lancio, vedete che sia il mese che sesso sono dei fattori. L'anno anche l'ho convertito in integer. E gli altri sono dei double, ovvero dei valori numerici. A questo punto può essere utile andare a mettere come data, andare ad aggiungere una colonna che è la data, in modo da poter rappresentare una sequenza unica temporale usando la data come valore, ad esempio, dell'asse X. Ovviamente io qui ho soltanto l'anno e il mese. Okay, quindi mi manca il giorno e diciamo che per convenzione, per semplicità, posso andare a prendere il giorno come il primo giorno del mese. Okay? Non è l'ideale perché comunque l'inflazione, scusate, il tasso di occupazione o disoccupazione di gennaio lo misuro a fine mese, non all'inizio. Però, diciamo, come prima approssimazione può andare bene. Questo lo posso fare sfruttando il fatto che mese è un fattore e gennaio è il primo livello che viene automaticamente mappato sul valore intero 1. Per cui se io faccio as integer di istat dollar mese e vado a prendere head, ovvero le prime righe, quello che ottengo, vedete, è 111 che sono i 3 gennaio, 222 che sono i 3 febbraio. Quindi posso andare a costruire la data in questo modo. Per cui se voglio andare a costruire la data, paste, posso prendere 2021, 02, 01 e vado a indicare come separatore il trattino. Se passo questo a sDate, ottengo la data corretta. Domanda, come fareste a mettere l'ultimo giorno del mese invece che il primo giorno del mese? Perché il primo giorno del mese è sempre 1. L'ultimo giorno del mese è 28, alcune volte 29, 30 o 31. Qualche idea?
Ok, allora, una possibilità è una funzione che lo mette in base al mese. Ok. Funzionicchia, per cui io posso semplicemente andare a mettere ultimo C, quindi abbiamo 31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 d'agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre. Il problema è che mi tocca poi andare a capire quando è 28 e quando è 29. E quindi devo capire quando sono gli anni bisestili. Si può fare, ok? E il problema è che, insomma, inizia ad essere un po' più complicato. Il secondo suggerimento, meno 1. Sì, il meno 1 va bene. Per cui se io vado a prendere la data, quindi provo a scrivermi una funzione, quindi ultimo giorno, function, anno e mese, posso fare as date, paste, anno, mese più 1, virgola 1, separatore uguale al trattino, in modo che sia costruito come l'ISO 88601, quindi lo standard anno, mese, giorno, meno 1. Per cui se vado a prendere ultimo giorno di 2021, 2, ottengo il 28 febbraio. Se lo vado a fare sul 2020, che mi pare fosse bisestile, ottengo il 29. E se lo faccio su dicembre? Domanda, lo prende il meno 1 in formato standard? Sì, allora, il meno 1 funziona sulle date, quindi devo fare un sDate, quindi avere una data, e poi su quello posso usare gli incrementi, il decrementi. Non posso farlo su una stringa. Okay, quindi devo fare il paste, poi l'sDate, e poi posso fare più o meno 1. Se faccio ultimo giorno 2020-12, mi viene un errore perché ovviamente, cosa è successo? Ho fatto il mese 13. Posso fare un modulo 12, esattamente come state suggerendo. Quindi ho un mese, modulo 12 più 1. Attenzione, modulo 12 se io faccio 12 modulo 12 questo fa 0. Ok, attenzione, quindi devo fare prima modulo 12 e poi sommare 1. Quindi se faccio così cosa ottengo? 2019, 12, 31. Non funziona, nel senso che l'ultimo giorno del 2020
di dicembre 2020 non è il 31 gennaio 2019, ma il 31 gennaio 2020. Okay? Quindi quando qui vado al modulo, quindi quando il mese è uguale a 12, l'anno deve essere incrementato, okay? Non deve diventare, non deve restare 2020, ma deve restare, cioè non deve restare 2020, ma deve diventare 2021. Quindi devo sommare 1 nel caso in cui il mese sia 12. Lo posso fare in maniera complicata oppure ricordandoci che gli interi sono, scusate, che i valori booleani sono totalmente convertiti in un intero dove true diventa 1 e false diventa 0, qui posso fare più aperta tonda mese uguale uguale 12. Quindi quando il mese è 12 sommo 1 all'anno, altrimenti sommo 0. Il mese quando è 12 diventa 1 e a questo punto l'ultimo giorno del dicembre 2020 è il 31/12/2020. Ok, per cui scusate, adesso cancello questi, queste cose intermedie e qui, ad esempio, potrei andare a dire data uguale a, invece di mettere questo, ultimo giorno, anno, virgola, mese. Allora, vediamo se ho sbagliato qualcosa, perché forse mese dovrebbe essere as integer. Punto, se vado a mostrare istat ottengo la data, vedete 31 gennaio, 29 febbraio del 2004, 31 marzo, 30 aprile, eccetera. Se non volete mettere as integer qua possiamo dire mese è uguale a as integer mese. Questa cosa qui che è un po' particolare va a sovrascrivere il parametro che viene passato alla funzione. Attenzione che questo sovrascrive il parametro all'interno della funzione, non sovrascrive il valore che è passato all'esterno. Okay. Quando io chiamo una funzione, di fatto copio un valore dentro la funzione, quindi il valore originale che è stato passato alla funzione sostanzialmente è intatto, è una copia diversa. Okay. Quindi quello cambia soltanto il valore all'interno della funzione. Allora, allora, domanda, ti davo un errore per lo zero. Allora, mi sembra strano, se io faccio as date 2020 3.1, me lo scrive correttamente.
mi sembra strano che ti dia l'errore. Allora, sì, probabilmente se passavi anche il format, sì. Se usi, allora, il suggerimento, quindi io posso utilizzare format uguale %y trattino %m trattino %d ok, l'altra cosa che dicevi è posso utilizzare il nome del mese qui metto marzo e vado a utilizzare B. A me non funziona perché la lingua che ho impostato qua è l'inglese e quindi funziona con March, ma non funziona con marzo. Quindi va bene se siete sicuri che l'impostazione della lingua del vostro del vostro computer sia in italiano, perché altrimenti di questi 2020 March 1 o marzo 1 uno funziona, l'altro no. Per cui tendenzialmente è meglio utilizzare il mese e la conversione, perché in quel caso il numero del mese è quello sempre fisso. È possibile cambiare l'impostazione? Sì, non ricordo come si fa. Se cercate su internet probabilmente lo trovate. Credo che sia un encoding. Qualcosa di questo tipo. No, non funziona. Vabbè, comunque. Altra domanda. È possibile cambiare l'ordine delle colonne? Allora, sì, è possibile cambiare l'ordine delle colonne. Adesso io ho questo istat. Posso andare a fare un rename e andare a mettere anno, mese, data, se non mi sbaglio. Virgola everything, in realtà posso anche fare un select, everything vuol dire tutto il resto, o se volete mettere la data per prima va bene lo stesso. Okay. O se non vi interessa la data, se non vi interessa l'anno e il mese, tenete la data e non il resto. Okay. Attenzione sul select, che se non mettete l'everything vi butta via tutto il resto. Okay. Il select mette soltanto le colonne che voi menzionate esplicitamente. Everything va bene, è comodo. Per cui dice e tutto il resto va benissimo. Okay? Se non lo mettete, vi lascia soltanto queste tre colonne. Ok, a questo punto mostrare l'andamento dei tassi di disoccupazione nel corso degli anni per tutti. Ok, quindi filtro. Stesso uguale a tutti, e poi ggplot, ovviamente non devo più mettere i dati perché comunque sono passati con questa pipe, x uguale a data,
Y disoccupazione e uso un GA online. Ok? È evidente questo calo brusco della disoccupazione nei primi mesi dell'anno scorso, ma diciamo che sappiamo che c'è stato un fenomeno particolare che ha un po', diciamo così, influenzato le misure. E infatti, successivamente siamo tornati sui livelli precedenti e siamo saliti. Okay? Quindi questi dati qua sono influenzati ovviamente dalla condizione particolare del lockdown. Andamento del tasso di disoccupazione nel corso degli anni per maschi e femmine, andando a mettere diciamo, per colore, io qui ho messo sesso diverso da tutti, quindi ho scelto soltanto gli altri due, e ho come risultato questo. I colori sono scelti automaticamente, okay? Questo verde, questo rosso e questo azzurro sono scelti come colori default da ggplot, quindi non li ho scelti io. Vedremo, ci arriviamo poi più avanti, che posso scegliere la scala di colori andando a specificarla. Il tasso di occupazione allora domanda: non conviene eliminare l'etichetta dell'asse Y e mettere il titolo per descrivere i dati, essendo in verticale? Allora, sì, sicuramente qui ci sono un sacco di migliorie che possiamo fare, per cui c'è il direct labeling, potrei mettere il titolo del grafico invece dell'asse verticale, del nome dell'asse verticale. Allora, per cui un po' di migliorie ci sono. Siamo arrivati all'uso base, ok? Da domani iniziamo a vedere un uso un po' più avanzato in cui riusciamo a controllare gli aspetti fini. Però sì, allora il titolo lo posso mettere con ggtitle, quindi occupazione, e posso andare a togliere quell'etichetta dell'asse verticale con ylabel. No, scusate, ylab, che sta per label, e metto sostanzialmente nulla. GGTitle credo di non avervelo detto da nessuna parte, neanche nelle slide. YLab forse ve l'ho detto da qualche parte, ma insomma, è abbastanza facile. C'è XLab e YLab che sono delle funzioni che ci permettono di andare a sovrascrivere l'etichetta dell'asse orizzontale e verticale. Nell'etichetta disoccupazione, giusto? Occupazione è quello dopo, ok? Ma direi insomma, è diverso. Ve l'ho messo semplicemente giusto per farvi ragionare un attimo sui dati. Come calcolato il tasso di disoccupazione? Allora vado a fare il rapporto tra le persone che sono in cerca di lavoro, ma non lavorano, diviso le persone che lavorano, sono in cerca, ovvero non quelle che sono non in ricerca di lavoro, quindi sono quelle attive. Per cui qui i valori non sono particolarmente distanti, quindi diciamo c'è un paio di punti percentuali di distanza che si sono ridotti, qui parliamo di
insomma, 5-6 punti nel 2004. Nel 2021 ci sono un paio di punti, quindi si è dimezzata la differenza tra uomini e donne. Quello che invece è restato molto, molto ampio è il livello di occupazione. Per cui se una persona, in particolare qui sotto, rosso sono le donne, non lavorano e non sono interessate a lavorare, non contano nel denominatore per calcolare la disoccupazione. Okay? Quindi occhio a dire che c'è una differenza del 2% e quindi non è elevatissima quando il tasso di occupazione è 65 contro 50. Okay? Quindi qui ci sono 15 punti percentuali di differenza. E su questa proporzione qui siamo circa all'11% non lavora pur essendo in cerca di lavoro. Tasso di occupazione giovanile c'è soltanto per tutti, non c'è differenziato per sesso, quindi di nuovo filtro in base a tutti e poi vado a rappresentare disoccupazione giovani. Tanto è impazzito un attimo R, quindi disoccupazione giovanile qui è molto alta, adesso non c'è disoccupazione di tutti, ma generale è molto alta, quindi siamo intorno a un 32-33%, con picchi intorno al 45% negli anni 14-15. Mostrare la media per ciascun anno del tasso di occupazione di maschi e femmine. Qui devo andare ad aggregare i dati, perché ovviamente ce li abbiamo a livello di mese. Quindi, di nuovo, filtro uguale a tutti, oppure qui potrei anche mettere in alternativa un percento in percento M virgola F, raggruppo per sesso e per anno, l'ordine con cui raggruppo è sostanzialmente irrilevante, nel senso che comunque il gruppo è la combinazione unica di queste due variabili. Dopodiché vado a dire occupazione uguale la media dell'occupazione e la data è uguale alla prima data, quindi il gennaio. Potrei anche prendere qui la media delle date, o l'ultima data, cioè il 31 dicembre, cioè il, sì, 31 dicembre che è l'ultima data che era messa. Okay? Quindi questo first è abbastanza convenzionale. Potrei anche andare a prendere... Scusatemi. Potrei anche andare a prendere, per dire, il 30 giugno di quell'anno come data convenzionale. X data, Y occupazione. Vedete che ho un andamento molto più smorzato perché ho la media per... oppure, giustamente, osservazione, possiamo usare direttamente l'anno, certo, per cui qua invece di data potrei mettere anno. Di nuovo, il risultato è sostanzialmente lo stesso. Anche perché quando abbiamo un intervallo così ampio di date, automaticamente la scala va a livello di anno come etichette, quindi alla fin fine non cambia molto. Se volete,
Allora, l'errore lo ce l'ho anch'io qua. Summarizes grouped output by says so you can override using the punto groups argument. Avendo fatto prima un group by, quando io faccio un summarize, normalmente il summarize mi scarta il raggruppamento, il secondo raggruppamento. Per cui quello che posso fare io è aggiungere un parametro aggiuntivo nel summarize che è punto groups uguale, mi pare, drop. Vuol dire scarta i gruppi che erano stati fatti prima, e quindi il risultato dopo la summarize è un data frame, non un tuple, non raggruppato. Dovendo fare un grafico, il fatto che sia raggruppato o meno è assolutamente indifferente. Quindi possiamo tranquillamente scartare tutti i gruppi. Allora, in alcuni grafici la definizione non è ottimale, aggiunge linee spurie. Non so se il codice è uguale, dovrei vedere un esempio. Se mi metti uno screenshot su Slack, magari è il codice relativo, magari proviamo a vederlo. Il fatto che lo salvi bene con ggsave è strano, ma potrebbe che ci sia problema con qualche libreria del sistema. Però è un'ipotesi, cioè, così a intuito, non ho altri elementi per darti una motivazione più sensata. Mostrare la tua disoccupazione nei diversi anni in funzione del mese. In 6 mesi ho ordinata il tasso di disoccupazione. Ecco, in questo caso vedete che ho i mesi e ho l'andamento del tasso di disoccupazione nei mesi. A parte questo che scende e sale, che è l'anno 2020, gli altri vedete che allora, in alcuni casi sale, in alcuni casi è stabile, non ci sono variazioni enormi all'interno dell'anno. Il problema di un grafico come questo, tra l'altro ho utilizzato un team minimal perché se uso il tema standard è grigio, quindi ancora più difficile da leggere. Il problema è quando ho grafici di questo tipo è che quando ho tante linee sono difficili da comprendere. Quindi, quando ho tante linee, cosa posso fare? Posso spacchettarle e ne metto una per ogni riquadro. Faccio piccoli multipli. Lo faccio qua sotto, poi dopo. Posso fare un fast trap di tilde mese. No, scusate. Anno, perché altrimenti non funziona. Quindi ho i vari anni, ovviamente i mesi non si leggono per nulla, ma
vedete che ho ogni anno l'andamento all'interno dell'anno. Qui mese potrei mettere un as integer di mese così. Ovviamente qui mi ha messo 2,5 5,0 che non ha molto senso, ok? Perché l'ho trattato come un numero. Quindi vediamo per ogni anno l'andamento, che è un po' meglio. Nel 2020 vediamo che c'è questo calo improvviso. Una cosa che spesso utilizziamo è quello di andare a evidenziare una serie con un colore diverso rispetto alle altre. Come faccio in questo caso? Allora, il grafico è sostanzialmente quello di prima. Ho il mese in ascissa, la disoccupazione in ordinata, raggruppo per anno e poi vado a mettere color uguale. Anno uguale 2020. Quindi il colore viene mappato su una variabile booleana che è vera quando l'anno è il 2020, falsa altrimenti. Se io non metto questo scale color, il risultato è di utilizzare i due colori di prima, quelli default, okay? Il rosso e questo azzurrino. È ovvio che in questo caso il rosso, che comunque è un colore molto brillante, impedisce un po' la vista rispetto all'azzurro, quindi questo è il motivo per cui conviene utilizzare una scala tipo questa, manuale. Torneremo sulle scale manuali poi nel prossimo laboratorio, andando a mettere due livelli, giusto per i due livelli del valore booleano, un grigio, un 60-60%, e rosso. In questo caso vedete che le linee sono molto più tenui, mentre invece la linea rossa si vede bene. Mostrare il confronto della distribuzione della tassatività maschile e femminile tramite un box plot. Quindi di nuovo tolgo tutti e vado a mettere x e stesso, quindi ho una variabile di tipo fattore che mi identifica tanti box plot e y è una variabile continua che viene analizzata e in base al quale viene costruito il box plot. Per cui MF. Vedete che il tasso di attività è qui, comunque tra 50 e 55 per lo più, e qui invece siamo tra 72, 73 e 75. E poi ci sono variazioni nel tempo, ma in generale su questo intervallo di tempo, quindi dal 2004 al 2020, gli ultimi 16 anni, questi sono i valori. Si sono alzati nel tempo, ma comunque sono stati lì attorno, e delle donne questi sono i valori degli uomini, quindi di nuovo molto diverso. Cosa faremo? Prossimamente andremo a vedere che ci sono tutta un'altra serie di dettagli che io posso andare a sistemare. Quindi, a parte mettere la label di Y vuota, mettere un titolo
che è tasso di attività posso mettere anche un fill uguale sesso e poi posso mettere un scale color non color ma fill manual values uguale c pink blu. Ho dimenticato il più qua. Un blu un po' scuro, vedo se con un blu un po' più chiaro si legge meglio. Ecco, questo qua un po' meglio. Un altro aspetto è che l'attività è un valore percentuale, quindi in realtà questo andrebbe diviso per 100. Se lo divido per 100 però qui ottengo 0,75, quindi è 75%. Quello che posso fare è utilizzare uno scale y continuous e dire labels uguale, qui posso utilizzare una funzione che dato un valore mi genera l'etichetta. Me la posso scrivere io, l'etichetta che prende un numero compreso tra 0 e 1, lo moltiplica per 100, prende una cifra decimale, aggiunge il per cento in fondo, ok? L'abbiamo fatto in uno degli esercizi, uno dei primi esercizi su R, oppure posso utilizzare all'interno del package che si chiama Scales percent format che mi dà sostanzialmente la percentuale, mi dà la formattazione della percentuale. Vedete che automaticamente ho 75, 70, eccetera. Posso ulteriormente semplificare. E volendo posso togliere questa leggenda che è sostanzialmente inutile perché comunque ho già la corrispondenza per posizione andando a mettere qui guide uguale none e quindi togliamo la leggenda dei colori perché è relativamente poco utile e interessante, tanto abbiamo già etichette qua sotto che ci danno la corrispondenza. Ecco, qui ho usato un po' di caratteristiche aggiuntive, diciamo quelle che erano sensate per questo tipo di grafico, che andremo a utilizzare per il prossimo laboratorio che saranno soggetto della lezione asincrona che vi pubblico entro domani. Direi che con questo oggi abbiamo finito. La domanda: a cosa serve fill uguale sesso? Allora, fill è il parametro che corrisponde al colore di riempimento. Quindi il riempimento di questi box plot viene mappato sulla variabile sesso. Quindi il box plot verrà riempito in questo modo. Ovviamente io posso anche andare a mettere un color uguale sesso, in questo caso è il colore del bordo. Adesso vi faccio vedere che vedete che utilizza qui il rosso e qui l'azzurro. Okay? Quindi il colore è il colore di disegno, mentre invece il fill è il colore di riempimento. Non abbiamo usato fill finora anche perché per le linee e per i punti tendenzialmente non serve.
anche se ci sono alcune tipologie di punti che hanno sia un bordo che un riempimento, ma vedremo anche quello. Questo scale fill mi dice i due livelli di sesso in questo caso, dove vengono mappati sui colori pink e steel blue. Guide uguale a none mi dice non generare una guida per, la guida è il nome, diciamo, ggplot per la leggenda, che corrisponda a, all'attributo fill. Allora, non numerical event to binary operator dipende da a volte avete dimenticato un più, per cui non vi concatena tutto. Voi cercate di concatenare due cose che in realtà non sono corrette, quindi questa è una, di solito è la causa che manca un più, per cui se io dimentico il più qua, scusate, eccoci qua, allora, se io provo a eseguire questo, mi dà non numericamente to binary operator. Quindi ho dimenticato il più qua e quindi si ritrova un più tra lab e ggtitle invece di concatenare dentro un ggplot. Non colora, ok. Ok, quindi era, attenzione ai nomi, perché io ho usato la S maiuscola, immagino abbiate poi, se avete copiato avete fatto anche voi, se mettete la S minuscola, quello è una variabile NA e quindi è un unico livello, e NA vuol dire non c'è e quindi non colora nulla. Ok. Spero che gli ultimi dettagli siano corretti. Comunque vi pubblico questo file che abbiamo visto adesso noi ci rivediamo giovedì pomeriggio, anzi no, giovedì pomeriggio vi vedrete con Maria Chiara per il laboratorio. Noi invece ci rivediamo lunedì e domani vi pubblico la lezione asincrona. Buon pomeriggio a tutti.